Amiche ed amici in visione all'ascolto, follower della pagina Facebook di Vittorio Fantozzi, buonasera. Chi vi parla è Andrea Pannocchia, giornalista e membro dello staff di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Toscana. Vi do il benvenuto a un nuovo appuntamento con il nostro ormai consueto webinar notturno dedicato all'attualità e all'approfondimento. Anche stasera parliamo di economia e lo facciamo con un evento dal titolo Verso la ripresa economica, il ruolo del commercio. Ne parliamo con una ampia e qualificata rappresentanza di Confcommercio, Luca Immassa Carrara, che immediatamente chiamo in causa e saluto, a cominciare dalla direttrice Sara Giovannini. Buonasera Sara. Poi Buonasera, buonasera a tutti. la volta del vicepresidente vicario, sempre ovviamente di Confcommercio, Luca Immassa Carrara, Piero Bertolani. Buonasera Piero. Buonasera, buonasera a tutti. Prego, una piccola informazione tecnica di togliere il microfono a chi non sta parlando. Antonio Fava, vicepresidente FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti. E poi la volta della moda, Federico Lanza, presidente Federmoda. Buonasera Federico. Buonasera a tutti. Buonasera. E ovviamente il padrone di casa, tra virgolette, il vicepresidente della Commissione di Sviluppo Economico, Vittorio Fantozzi. Buonasera Vittorio. Buonasera Andrea, buonasera a tutti gli ospiti e gli amici. Solo una piccola introduzione da parte mia. Vorrei dire questo. Poche cose come il commercio hanno racchiuso e racchiudono una grande varietà di beni e servizi, ma anche, se ci pensiamo bene, di attitudini e inclinazioni umane. E poche cose come il commercio richiedono per avere successo una combinazione di sapere, saper fare, saper comunicare, che molti italiani nel corso delle generazioni, aggiungendovi anche un di più di simpatia e di propensione all'incontro, hanno usato come base per il riscatto rispetto magari ad origini umili. Commercio significa iniziativa privata, varietà di scelta, libertà di impresa. Eppure è sempre dietro l'angolo un po' il sospetto, un po' la diffidenza, un po' l'allusione, anche da parte a volte delle autorità pubbliche che talvolta tendono a considerare prezioso ciò che è burocratico e rallenta. Ma personalmente ritengo invece, come Carlo Dossi, che più è commerciale un paese e più è civile. Vittorio Fantozzi. Grazie Andrea, grazie agli amici e ai collaboratori di Confcommercio e di Luca presenti stasera. Mi sento un po' a casa perché al di là che oggi qui, diciamo, a Casa Fantozzi ci siamo tramutati in imprenditori agricoli, diciamo, siamo figli per generazioni di commercianti e commercianti restiamo chiaramente anche nel campo del vino. Quindi è un po' anche un ritrovarsi e anche da parte mia uno stimolo ad ascoltarvi a seguito del mio breve riassunto introduttivo, che in parte raccoglie le parole di Andrea per cercare di fare un punto e lanciare anche una prospettiva. Usciamo rapidamente da due situazioni in questa fase pandemica che sono state le date scandite, un po' quella del 26 aprile per quanto riguarda anche il mondo della ristorazione, poi quella del 1º giugno. Poi siamo arrivati, insomma, tra un coprifuoco e l'altro, tra un DPCM e l'altro, a cercare di capire quando sostanzialmente possa essere considerato chiuso lo stato di emergenza e con essa, diciamo, la grande stagione dei ristori e quando si possa cominciare a parlare di ripresa. E siccome in Regione Toscana siamo proprio a cavallo di questo cambio di passo sostanzialmente, perché il Recovery Fund, ne abbiamo parlato rapidissimamente a inizio maggio, per poi non avere più, diciamo, informative fino al Consiglio regionale di ieri su come sapremo gestire questa mole di risorse che comunque andrà sul campo degli investimenti. E abbiamo potuto ascoltare un'audizione di Marras, dell'assessore allo sviluppo economico Marras, proprio i primi di giugno, dove sostanzialmente andavamo a fare il punto sulla fase dei ristori, che tanto interessano comunque anche il mondo del commercio, per vedere come, e qui ci tornerò magari più in dettaglio nelle conclusioni, a monte delle richieste di rendere facili o di rendere più facilmente, diciamo, raggiungibile lo scopo di ottenere il ristoro, i bandi che si sono susseguiti nel tempo hanno invece testimoniato che a monte delle risorse messe in campo non tutti i bandi li hanno esaurite e quindi probabilmente del tema dei ristori dovremo continuare a occuparci nei prossimi mesi, sperando chiaramente appunto di poter intercettare coloro che i ristori non li hanno ottenuti nelle diverse fasi dell'emergenza pandemica, ma fare anche in modo che
i bandi che vengono poi rilasciati dalla Regione Toscana si possono sostanzialmente concretare in una maggiore fase di attuazione, quindi anche di accettazione delle domande che arrivano. Quindi sarà un tema sul quale poi ci riagganceremo sulle conclusioni. Peraltro l'attività di Fratelli d'Italia in seconda commissione, così come sui banchi del Consiglio regionale, comunque punta a dare attraverso le audizioni, attraverso tutti quegli atti che possiamo presentare in sede di Consiglio, voce a coloro che non sono stati sostanzialmente intercettati nella fase del ristoro, e cercando sempre di farlo in modo unanime. Sappiamo che in questa fase la politica, più che disunire, ha la necessità e il compito difficilissimo di unire, e attraverso però l'unità trovare delle soluzioni, perché le soluzioni sono quelle sostanzialmente che mancano in questa fase. Quindi, andando allo spicciolo e passando poi la parola ai nostri ospiti, quello che noi prospettiamo è che nei prossimi mesi sia possibile, attraverso una fase ancora più ampia di concertazione e di ascolto, intercettare tutti quegli elementi che possano davvero concretizzare una fase di ripartenza, dove non soltanto andare a recuperare quanto si è perduto, e ricordiamo, nel momento in cui parliamo di commercio non parliamo soltanto di un valore strettamente economico, ma parliamo anche di un valore culturale e sociale, e ve lo dice anche un ex sindaco che sa benissimo quanto il presidio e la presenza del commercio sul proprio territorio, all'interno delle proprie frazioni, dei propri borghi, ma parliamo anche del nostro capoluogo, sia un elemento che va al di là appunto del mero dato economico, e sia invece un elemento che sostanzia la vitalità di una comunità, e attraverso di questa anche la sua capacità di essere vitale sotto tutti i punti di vista del vivere comune, non per ultimo quello turistico, chiaramente, che ci compete e ci riguarda ad apertura avviata di una stagione che dovrebbe, insomma, sostanzialmente far parte della stagione della ripresa, anche se probabilmente ci sarà da capire fino a che punto si potrà parlare di ripresa. E questo è lo scopo anche di questi webinar, che vogliono dare un punto di attenzione e di ascolto a tutti coloro che poi si collegano nei prossimi giorni su Facebook e sulle nostre pagine YouTube, appunto, per avere dati che magari non si riescono a recuperare nella quotidianità e che possono invece servire a un elemento di riflessione anche per quello che riguarda i prossimi mesi di attesa sotto il profilo politico, perché chiaramente poi si arriveranno anche ai rinnovi delle amministrazioni comunali molto importanti in provincia di Lucca e di Massa Carrara, e quindi è importante sostanzialmente che chi si appresta che si approccia sostanzialmente a un interesse verso la cosa pubblica lo faccia anche attraverso quella lente che è il commercio, che è sicuramente uno degli elementi fondanti del nostro vivere comune. Quindi qui è un po' il passaggio di partenza di questo webinar, e passo la parola tramite Andrea ai nostri colleghi, che ringrazio ancora per l'impegno col quale portano avanti le loro battaglie a livello di categoria e anche a livello di rappresentanza. Bene, grazie Vittorio. Io appunto comincerei a entrare un po' nel vivo di questo incontro chiamando in causa Sara Giovannini, direttrice di Confcommercio Lucca e Massa Carrara. Intanto Sara, lei dirige una confederazione importante su due province chiave, due province importanti, a volte forse un pochino fuori dai centri decisionali, no? Dalle direttrici di marcia, come si diceva una volta. Vorrei capire innanzitutto quali sono un po' le dimensioni della vostra associazione e poi cominciare a introdurre il tema che poi svilupperanno anche gli altri nostri graditi ospiti di Confcommercio, di come è stata vissuta, magari non solo a livello come dire, epidemiologico, la vicenda Covid e che conseguenze ha avuto per il vostro settore. Grazie Andrea. Allora, Confcommercio è in assoluto. Noi abbiamo appena anche ricevuto i dati inviati dall'INPS, la principale associazione di categoria del settore commercio, turismo e servizi. Noi associamo, considerando i due territori provinciali, perché siamo operativi su entrambi con i vari uffici, oltre 6.000 imprese. Siamo una struttura molto articolata, perché appunto, come dicevo, abbiamo un presidio in ogni territorio, siamo noi quasi 50.
E quindi la struttura riesce a coprire per intero quelle che possono essere le esigenze classiche delle nostre imprese iscritte, che sono tutte imprese appartenenti ai nostri settori di interesse, quindi commercio, turismo e servizi. E le copriamo in ogni senso, nel senso noi riusciamo a fornire loro non solo quello che è l'essenza stessa del nostro lavoro, quindi la tutela sindacale a 360 gradi, riusciamo anche a coprirle con una pluralità di servizi che vanno appunto da quello che è la tenuta della contabilità, le buste paga, l'assistenza adesso per la predisposizione delle domande di contributo fatte alla Regione Toscana, piuttosto che a valere sulle i bandi della Camera di Commercio oppure i bandi nazionali. Le assistiamo per quello che riguarda la formazione, tutte le esigenze formative derivanti dagli obblighi legislativi. Le assistiamo infine per quello che è in questo momento il settore, la cosa che un pochino più interessa alle imprese, vale a dire il credito. E qui mi riallaccio direttamente a quello che è insomma un po' la tua seconda domanda, se vuoi, Andrea, vale a dire lo stato di salute del comparto. Stato di salute che lo definirei veramente malato. Le nostre imprese sono in difficoltà, vengono fuori da difficoltà che iniziano ben prima della pandemia, ormai quindi si protraggono da anni, e la pandemia ha veramente fatto saltare quel poco di equilibrio che c'era. Giusto per snocciolare qualche dato, fonti studi Confcommercio a livello appunto di Confcommercio Italia parlano di un calo dei consumi paragonabile a 107 miliardi di euro. Noi consideriamo nel nostro settore, e consideriamo che il nostro settore incide su quello che è il PIL nazionale e l'insieme dell'occupazione per oltre il 40% ormai. Quindi parliamo di numeri importanti, di aziende che veramente sono in difficoltà. Ancora non sono arrivati i saldi delle due camere di commercio rispetto a quello che è insomma l'andamento sulle aperture e chiusure delle singole aziende, quindi aspettiamo di fare poi un'analisi puntuale sul 2020, però è indubitabile che le aziende, che basta fare una passeggiata nei vari centri storici dei nostri territori con dei distinguo ben precisi, che insomma un attimo le difficoltà le saranno dimostrate dalle saracinesche chiuse o dai cartelli affitti, esibendosi sui fondi commerciali, sono veramente palesi. E come dicevo, ci sono dei distinguo sui vari territori, perché la pandemia ha colpito inevitabilmente in maniera diversa. Se noi per esempio paragoniamo Lucca Centro Storico alla Versilia, vediamo che ci sono stati delle differenze enormi. Lucca, città imperniata ormai sul turismo, ha sentito fortemente gli effetti della pandemia. La Versilia, per contro, abbiamo avuto una stagione turistica del 2020 che erano anni non si vedeva. Questa differenziazione poi, oltretutto, e poi magari qui sapranno essere ancora più precisi di me in qualità della loro natura di imprenditori, dicevo, va ulteriormente specificata a seconda dei vari settori merceologici. È indubitabile che il settore dei pubblici esercizi, quindi e in primis il settore della ristorazione, ha subito delle perdite ingenti, ha avuto delle difficoltà incredibili, è stato vittima anche, e dico vittima, di decisioni che possono essere condivise o non condivise. Su quello non sta a me dare un giudizio di merito, se non esplicitamente richiesto,
però ecco, comunicate in una maniera che definirei davvero indecorosa, con millantate aperture, promesse e chiusure imposte il giorno primo a poche ore di distanza dall'apertura promessa. Ecco, queste cose non devono accadere. Qui veramente in determinate occasioni nel nostro paese, sia per decisione degli organi governativi centrali, sia per decisione degli organi regionali, credo che si sia veramente, mi dispiace dirlo, però rasentato la mancanza di rispetto. Come dicevo, ci sono stati settori più colpiti, meno colpiti, la ristorazione in assoluto è uno fra questi. L'altro grande settore che ha sofferto la pandemia, neanche tanto in termini di conseguenze dirette derivanti dalla chiusura, ma in termini di ciclicità della tipologia di impresa, il settore dell'abbigliamento. Cioè noi veniamo fuori, i primi mesi di lockdown sono stati febbraio-marzo dello scorso anno. Le imprese del settore dell'abbigliamento erano nel pieno, avevano appena rifornito i magazzini in previsione della stagione estiva, non hanno avuto la possibilità di vendere. Nel frattempo, quando sono stati alla riapertura, era ormai estata perché era appunto giugno, quindi si hanno perso tutto quello che era il periodo dei saldi, quindi il mancato incasso relativo ai saldi, hanno perso quello che era la possibilità di vendere il primaverile, il prossimo possibilità di vendere tutto quello che è legato al wedding in generale. Quindi ecco, mi darei a questo punto però magari la parola, Andrea, direttamente ai vari imprenditori, piuttosto che al vicepresidente Bertolani, proprio perché loro possono meglio inquadrare di me, che sono un tecnico, quello che è successo effettivamente nel loro settore in qualità di imprenditori, quindi l'hanno veramente vissuto nella loro pelle. Sì, assolutamente, solo una piccola cosa, che ciò che lei diceva, Sara, rispetto a, lei l'ha chiamata mancanza di rispetto, io volevo capire se secondo i vostri, insomma, i relatori che sono con noi in questo webinar, è stato veramente, come dire, un qualcosa di estemporaneo legato magari alle personalità di queste persone, o invece è stata la spia di un atteggiamento, come dicevo anche io nell'introduzione, un po' atavico di alcune classi dirigenti italiane, di sospetto, di avversione in qualche modo, comunque di non piena comprensione delle dinamiche del commercio. Soltanto questo, poi andate liberamente. Secondo me non, secondo me purtroppo chi non piena comprensione, diciamo, delle dinamiche del commercio. Probabilmente non chi non è abituato a noi diciamo alzare il bandone, no? La mattina non si rende conto che un ristorante o un negozio non è che alzi il bandone, accendi la luce e l'impresa è avviata, la produzione è avviata. Questa cosa, nonostante sia stata, ed è lì che dico che abbiamo resentato davvero la mancanza di rispetto, è stata sollevata, fatta notare a tutti i livelli, con lettere, con partecipazione alle riunioni, con in ogni modo, in ogni maniera, ma è continuata. Se questo pressapochismo era giustificabile nei primi mesi della pandemia, perché comunque c'è piovuto addosso sulle spalle, cioè addosso veramente in maniera inaspettata, quindi nessuno nemmeno si rendeva conto, e lì l'errore era ammissibile, non giustificabile, però ammissibile. Dopo no, quello che è successo nei mesi di ottobre e novembre non era veramente più giustificabile. Bene, grazie. Andate, non so, che può cominciare il vicepresidente vicario Bertolani, ma liberamente. Sì, ma gli argomenti
non essendoci una scaletta, sono tantissimi, quindi si rischia veramente di fare notte. È stato detto qualcosa, io mi sono preso degli appunti. Sì, partendo dall'ultima cosa che è stata detta riguardo alle pubbliche amministrazioni, che pubbliche amministrazioni, ma chiaramente anche il governo, che c'è un'incomprensione nei confronti della piccola e media impresa soprattutto, lo dimostra anche il fatto delle polemiche che ci sono ora sui giornali per quanto riguarda il lavoro o la difficoltà delle imprese che hanno nel reperire personale nel periodo, con contratti a termine nel periodo estivo, quindi negozi stagionali, e dicendo, alcuni giornali hanno scritto, perché le persone sono sfruttate. Ecco, io vi posso dire che io ho un'azienda che di solito d'estate, per motivi di aperture serali e tutto, assumiamo sempre 7-8 persone. Quest'anno, nonostante che paghiamo anche i 5 minuti di straordinario, paghiamo chiaramente gli straordinari festivi, serali, e facciamo tutte le cose in regola da sempre, e abbiamo difficoltà a trovare gente che voglia fare un contratto stagionale, e molte difficoltà, però in tanti giornali, c'è stata una presa di posizione da parte politica, ma anche di giornalisti, dicendo che il lavoro, i ragazzi non vanno a lavorare perché vengono sfruttati. Ora, può anche darsi che ci siano dei settori o delle eccezioni negative in questo senso, ma è come dire che ci sono due automobilisti che non rispettano il limite di velocità, che tutti gli automobilisti vanno oltre la soglia. Quindi non bisogna andare a prendere il caso estremo. Io dico che nella media, anche perché insomma qualsiasi attività oggi deve ottemperare quelle che sono le normative, soprattutto in materia di lavoro, perché poi le sanzioni e comunque anche il rapporto con il personale non è assolutamente né conveniente, soprattutto da un punto di vista morale non va bene, ecco. Quindi voglio dire, c'è un'insensibilità nei confronti degli imprenditori a prescindere, cioè si parte da questo presupposto. L'altra cosa è che lo dimostrano anche i sostegni. Ha accennato qualcosa Sara per quanto riguarda soprattutto quello che è stato dato, che è stato considerato, chi ha avuto un calo del 30% superiore ha avuto diritto a sostegno, ha avuto diritto al credito d'imposta per gli affitti, chi l'ha avuto del 29,9% no. Cioè, è una cosa assurda. Perché? Perché magari ci sono dei settori dove un calo del 30% può anche essere sostenuto. Io non li conosco, io conosco il mio. Io vi posso dire che nel mio settore un calo del 5% mi crea grossi problemi. Un calo del 10% siamo già a livello fallimentare. Quindi un calo del 29% vi potete immaginare cosa può succedere. E perché? Perché io vendo abbigliamento come Federico Lanza, e come ha accennato Sara, la roba della primavera arriva a gennaio, quindi a gennaio arrivano i vestiti, arrivano le pantaloni lunghi, arrivano le maglie, arrivano le giacche della primavera. Salta nel 2020 completamente il mese di marzo e il mese di aprile, che sono mesi clou per il discorso primaverile, e si passa direttamente all'estate. Quindi l'estate poi il maglioncino, il capospalla, il pantalone non lo vendi più, lo devi vendere nei saldi a metà prezzo, quindi rimettendo rispetto a quello che è il prezzo di vendita normale, quindi rimettendo e vendendo a meno di quello che l'hai pagato, perché chiaramente hai un impegno con il fornitore, devi cercare di pagare le fatture, di onorare quelli che sono le forniture, e devi svendere. Magari mantieni un fatturato, però abbassando il tuo stato patrimoniale. Ora non so se tra di voi c'è qualcuno che magari si occupa anche di economia, però quello che bisogna andare a cercare non è il calo di fatturato, ma il famoso MOL, cioè è il margine operativo lordo, che è quello che è stato assolutamente, in certi settori è stato rosicato, che ha messo le aziende in ginocchio, perché le aziende si sono impoverite. Sono riuscite magari in qualche maniera a lavorare, però
non hanno guadagnato. E se non si guadagna, si chiude, perché c'è da pagare gli affitti, perché c'è da pagare i dipendenti, perché c'è da pagare le tasse, perché c'è da pagare tutto. Quindi no, questo è la prima parte che va sicuramente, deve essere modificata, e se ci sarà ancora nelle sacche delle finanziarie del governo degli aiuti per quanto riguarda le imprese che hanno subito un calo dovuto a questa pandemia, bisogna andare a cercare, portare dei bilanci, cioè andare a vedere quelli che sono bilanci certificati delle aziende, andare a vedere quelli che hanno rimesso non il 30, il 35, il 40 o il 50%, che chiaramente è evidente, ma anche quelle che non hanno fatto dei cali notevoli di fatturato, ma lo hanno fatto sul loro stato patrimoniale. Perché, ripeto, perché hanno dovuto svendere per far quadrare i conti. Poi io, ultima cosa, non per contraddire Sara, perché poi parzialmente l'ha detto, ma vorrei rimarcare questo fatto. Sì, io soprattutto all'interno di Confcommercio, essendo sono vicepresidente vicario, ma mi occupo soprattutto della zona della Versilia, perché ho le attività in Versilia, e quindi insomma è un po' anche la zona che conosco meglio. Sì, il periodo estivo, che poi il periodo estivo si traduce in due mesi, c'è stato, diciamo, per le attività soprattutto turistiche che lavorano col turismo, specialmente balneare, diciamo che non hanno avuto quelle contraccolpi economici finanziari che hanno avuto le altre imprese, soprattutto i centri storici delle città, Lucca, Firenze, in Toscana, Siena specialmente, però i negozi, le attività di commercio tradizionale lo hanno avuto come dalle altre parti, né più né meno. E questo cosa significa? Significa vedere sempre di più un settore martoriato già dal web, martoriato prima dai centri commerciali, vedere i nostri centri storici piano piano chiudere, quindi che aumentare quelli che sono le insicurezze delle città, il decoro, la vivibilità, perché ricordiamoci che il negozio tradizionale è comunque sempre un presidio sociale, dove la famosa agorà delle città si svolge nei centri storici e porta la vivibilità, il sociale, se no si diventa tutte delle città fantasma, dove la gente vive in casa attaccata a uno schermo e basta. Ecco, cioè bisogna, se non altro, è chiaro che lo dico oltre che a ragion veduta anche per interesse personale, però io da turista, se vado in una città dove ci sono le botteghe con le luci spente, è un ambiente triste che non vorrei in un prossimo futuro vorrei non vedere. Quindi bisogna cercare di aiutare le imprese, le piccole, soprattutto le piccole imprese, partendo e analizzando caso per caso, e non fare di ogni erba un fascio. Caso per caso, settore per settore, andare a vedere quelle che sono le criticità e se veramente hanno bisogno di sostegni oppure no. Perché non scordiamoci che chiaramente in questo marasma ci sarà sempre anche chi se ne approfitta. Bene, chi vuole raccogliere questo passaggio di Bertolani per sviluppare ulteriormente il concetto? Prego. Buonasera. Prova. Posso? La FIPE, giusto? Sì, io parlo a nome dei pubblici esercizi. Allora, molte cose sono già state dette, perché chiaramente molti discorsi sono generali, quindi non tornerò su temi generali. Vorrei parlare brevemente quello che ha rappresentato il 2020, o meglio 2020 e questo primo semestre 2021 per la ristorazione. E dando anche alcuni numeri, perché è giusto aver chiaro di che cosa stiamo parlando. Recentemente è uscito il rapporto annuale sulla ristorazione e, parlando solo di Toscana, nel 2020 la Toscana ha perso circa 3 miliardi di euro di fatturato. Il comparto ristorazione sono persi un po' più di 20.000 posti di lavoro, sono state chiuse circa 1.000 imprese.
E questo è un dato anche parziale, perché come dice il rapporto, diciamo che molte imprese ad oggi sono ancora in, come dire, rianimazione, sotto anestesia, e ancora non si sa se ce la faranno a riprendere oppure dovranno chiudere comunque i battenti nel corso del 2021. Quindi una situazione pesante è stata il 2020, ma addirittura il secondo lockdown, almeno sempre per la ristorazione, è stato addirittura peggiore, sia da un punto di vista psicologico, perché forse di questo argomento se ne è parlato un po' troppo poco, ma ha avuto un grosso impatto anche da un punto di vista psicologico e ovviamente economico. I ristoranti non hanno lavorato la sera, perché è inutile negarlo, il maggior lavoro, il maggior incasso si fa la sera, e i ristoranti non hanno lavorato la sera per 6 mesi, cioè dalla riapertura del 26 aprile la scena precedente è stata il 25 ottobre 2020 e a pranzo l'ultimo era del 13 febbraio, e soprattutto pensiamo che alcuni hanno ripreso a lavorare solo dal 1 giugno, perché molti sono quelli che, non avendo spazi esterni, non potevano riprendere a lavorare. Quindi un periodo di tempo estremamente prolungato che ha portato sicuramente molte ad acuirsi queste difficoltà che già c'erano nel 2020. Tant'è che, ad esempio, parlando sempre del 2020, e sentivo prima si parlava di riduzione di fatturati, bene, nella ristorazione il 60% in Toscana ha avuto una diminuzione del fatturato superiore al 50%. Allora, si è parlato prima anche di ristori, o comunque quello che è stato dato, eccetera. E qui io vorrei introdurre un tema che non riguarda solo i ristori, ma riguarda più in generale il comparto della ristorazione, ma non solo. Allora, pensate che il 23% di queste imprese che avevano eppure un calo di fatturato importante, quindi potevano aderire ai ristori, non sono riusciti ad ottenere ristori per difficoltà burocratiche, cioè l'eccessiva burocratizzazione, o meglio la necessità di sburocratizzare, che si avverte anche nel settore della ristorazione, è credo un tema importante che vorrei rilanciare alla politica, sia alla politica regionale, alla politica comunale e anche e soprattutto alla politica nazionale. E questo è un tema che va affrontato, perché tra l'altro anche recentemente al Forum Ambrosetti so che nella sezione food il primo comandamento è stato proprio quello di sburocratizzare, perché anche queste sono spese, no? Quindi non possiamo solo pensare a il ristoro come qualcosa che ci viene dato, ma dobbiamo anche pensare alle spese che dobbiamo sostenere per tenere insieme, per tenere in piedi un'impresa. Io non so se ci sarà un secondo giro o parliamo subito anche di un'ipotesi di ripartenza. Io lo butto lì già ora, e sempre parlando del settore della ristorazione, non io, ma gli esperti dicono che il 2021 vedrà comunque un calo di fatturato del 20%. Quindi per attendere una vera ripresa dovremo attendere il 2022, probabilmente il 2023. E questo è legato a molti fattori. Indubbiamente in una città come Lucca, io ho la mia attività nel centro storico, ma comunque Lucca, la Versilia, eccetera, è una zona estremamente turistica, quindi tutti sappiamo che il turismo quest'anno farà fatica a decollare, e lo farà perché probabilmente anche lì siamo in ritardo. Leggevo proprio oggi che altre nazioni vicino a noi sono molto più avanti sul Green Pass, sulla possibilità di accogliere turisti stranieri, cioè noi possiamo andare sicuramente in Grecia, probabilmente i greci se volessero venire da noi avrebbero un po' più di problemi. Ma a parte questo, guardando anche solo il mercato interno, il mercato italiano, il mercato toscano, bisogna pensare che questo lockdown, questa pandemia, innanzitutto ha cambiato, ha stravolto le abitudini.
io parlavo con un collega, io ho un ristorante, parlavo con un collega amico che ha un bar, mi diceva che lui, pur riaprendo ora all'esterno, all'interno, eccetera, eccetera, praticamente sta facendo il 50% di colazioni in meno. Perché? Perché un po' tutti ci siamo abituati a fare colazione a casa. Ormai al bar ci andiamo più raramente e questa è solo una banalissima abitudine che abbiamo cambiato nelle nostre vite durante questo anno e mezzo di pandemia. C'è ancora molta paura dei contagi, ovvio, siamo stati bombardati per un anno e mezzo dalla paura dei contagi, i ristoranti sono stati messi in prima fila come luoghi da evitare perché lì c'era il Covid pronto e è ovvio che questa paura comunque rimane. Poi lo smart working. Smart working anche quello cambia radicalmente le abitudini di persone che prima erano fuori per lavoro, pranzavano per lavoro, ora invece sono a casa e ovviamente consumano il loro pasto a casa. Continuano ad esserci comunque restrizioni, continua a esserci giustamente un distanziamento, questo toglie posti e quindi chiaramente fa sì che il bilancio, il fatturato non sarà sicuramente quello pre-pandemia. E voglio chiudere questo mio intervento con un discorso, diciamo, allora, che si fa? Si chiude tutto? Siamo pessimisti? No, secondo me un rilancio ci sarà, però questa pandemia ci deve anche insegnare qualcosa, che bisogna un po' ripensare, no? Il settore, rilanciarlo. E sento molto parlare, anche il Recovery Fund stanzierà molti soldi, spero, per i servizi digitali, ad esempio, che sono importanti anche nel settore ristorazione, il food delivery, una maggior attenzione alla qualità dei prodotti, il marketing, ovviamente, la sostenibilità dei prodotti che vengono utilizzati e non ultimo, però, lancerei, visto appunto al consigliere Fantozzi e in più in generale alla politica, un discorso che io sinceramente non sento quasi mai fare, ma è un po' mi preoccupa. Noi abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni una moratoria della legge Bersani. Allora, noi bisogna pensare che ora questa moratoria tra un po' scadrà. Allora, il calo di fatturato indubbiamente si riflette anche sul valore dell'azienda. Quindi la mia azienda, piccola o grande che sia, sicuramente dopo un anno e mezzo di pandemia ha perso valore, oltre che perde fatturato. Allora bisogna anche salvaguardare questo valore delle aziende, cercare di farle recuperare anche in termini proprio di valore. E quindi io credo che un tema che nel prossimo futuro dovrebbe essere affrontato a livello politico è quello di prorogare questa moratoria, quindi sospendere eventuali nuove licenze, anche perché, e qui chiudo veramente, in una recente indagine in Italia, l'Italia aveva pre-pandemia oltre 300.000 pubblici esercizi, che sono veramente un'enormità rispetto a paesi vicino a noi, restando in Europa, guardando alla Germania, alla Francia, alla stessa Inghilterra. Quindi liberalizzare di nuovo le licenze in un momento in cui questi pubblici esercizi ce ne sono già abbastanza, stanno soffrendo, hanno perso valore, secondo me sarebbe un ulteriore colpo inferto al settore. Ecco, grazie per questo contributo. È vero, ci stiamo occupando in Consiglio regionale anche proprio di alcuni aspetti psicologici legati alla pandemia e ai loro effetti, come diceva giustamente Fava, non ancora del tutto esplicitati, però io credo anche che poi l'italiano meglio abbia voglia di incontrarsi, di socializzare, forse anche di riprendere determinate abitudini. Io vedo anche che molti stanno tornando almeno in alcune zone al ristorante proprio anche per, come dire, no, per liberarsi un po' di questo anno e mezzo terribile. Quindi bisognerà vedere lì quale delle due tendenze la spunterà, ovviamente ci auguriamo tutti la seconda. Con Federico Lanza credo che affrontiamo invece il problema, la questione della moda. Prego Federico. Sì.
Sì, dunque mi vorrei riallacciare a quello che ha detto, che aveva diciamo introdotto Piero Bertolani, perché il nostro è un settore come altri che ha sofferto, ma ha delle dinamiche particolari che magari a chi non è dentro il settore sfuggono. L'accenno che aveva fatto Bertolani sulle giacenze di magazzino per noi è predominante, perché le nostre scorte non vengono come in altri settori, sia di vendita, ma mi riferisco anche ai ristoranti, programmate come giustamente deve essere nell'immediato, ma acquistiamo da 8 a 10 mesi prima le collezioni. Quindi ci siamo trovati nella prima, ma anche nella seconda fase di pandemia, con acquisti programmati quando della pandemia non ne avevamo nemmeno l'ombra. Chiaramente gli acquisti sono fatti con contratti che vanno rispettati, è stato diciamo alla capacità di trattare con i fornitori, ma spesso al buon cuore dei fornitori di venirci incontro con dilazioni, a volte raramente sconti, e quindi far fronte a una mancanza che chiaramente sugli incassi è stata devastante. Questo ha fatto sì che i magazzini, sia in termini fisici ma soprattutto finanziari, esplodessero come volumi, e non si sono tradotti non solo in guadagno ma nemmeno in ricavo. Quindi la perdita del fatturato, che anche se in alcuni casi, in molti casi è andata oltre il 30%, ma come diceva Bertolani, anche fosse al 25%, è drammatica, e almeno solo nella prima fase ha fatto sì che si potesse avere qualche ristoro, ma nella seconda diciamo il vincolo è stato veramente stringente. E soprattutto sull'ultimo decreto, sotto il 30% non si può attingere nemmeno al bonus affitti. Mi aggancio a questo perché il tema affitti, soprattutto nelle piazze importanti, quindi le città d'arte o le città turistiche, quindi la nostra, il nostro territorio comunque ne vede diverse, l'affitto è una voce veramente, veramente importante e probabilmente anche fuori dal contesto in questo caso. Però i contratti di affitto nel nostro settore sono contratti 6+6, quindi hanno scadenze molto, molto lunghe, e quindi non hanno poi la possibilità, se non anche qui al buon cuore della lungimiranza dei proprietari, di essere rinegoziati, e non avviene quasi mai. E questo fa sì che molte strade, anche nelle nostre città, nei nostri territori, siano ormai desertificate. Resistono le vie principali, perché magari hanno un'appetibilità da parte di gruppi, di grossi gruppi, dove magari gli introiti non fanno parte solo dell'introito del punto vendita, ma hanno diciamo dinamiche molto più ampie, e quindi si sfugge diciamo alla logica del conto economico del punto vendita singolo. Questo secondo me dovrebbe aprire anche un dibattito sul fatto di che città vogliamo o territorio vogliamo. E dico questo perché molto spesso, perlomeno a Lucca, ma mi sembra anche in Versilia, si sente criticare da parte di normali cittadini l'offerta merceologica che oggi è massificata, che via Fillungo, tanto per fare un esempio vicino a tutti, spesso è detta dai consumatori in maniera dispregiativa, ormai è la via dei cenci e delle mutande, però dico, questa è una legge di mercato, se purtroppo certi affitti se li possono permettere certe strutture, bisogna capire se c'è la volontà, e la volontà deve essere della collettività, di tutelare certe attività. Mi riferisco in particolare alle attività storiche, non solo nel mio settore, Lucca ne ha molte, e credo che anche lì potrebbe essere una cosa da vedere in futuro, perché si rischia poi di perdere attività storiche che anche a livello storico architettonico possono essere dei simboli e degli emblemi. Ahimè, cioè, sotto gli occhi di tutti quello che è il caffè di Simo, nella nostra via principale, che è chiuso ormai da anni, non riesce a riaprire perché probabilmente ha dei problemi anche urbanistici, ma insomma nel giro di 5-6 anni devono essere superati, quindi probabilmente ci sono anche altre problematiche. Quindi ecco, anche l'aspetto di trovarsi d'accordo su quello che si vuole, perché spesso si predica bene e poi non si riesce a concretizzare con forme che possono sostenere certe attività. L'altro discorso che mi vorrei riagganciare con Bertolani è il discorso del web. Anche di questo se ne parla ormai da tantissimo tempo, non si riesce
ad affrontarla, a mio avviso, nella maniera giusta, per un semplice motivo. La concorrenza che ci fanno i grandi player del web, perché si parla di grandi player, cioè noi abbiamo come concorrenti, una volta avevamo il negozio vicino o se andava male il negozio della città vicina. Oggi abbiamo Amazon, abbiamo Yux, Net-a-Porter, aziende che fatturano decine e decine di miliardi, se non come Amazon addirittura centinaia di miliardi di euro, di dollari. E chiaramente se non si riesce a riequilibrare il sistema con delle metodologie che vanno oltre, diciamo, le metodologie anche nazionali, gli strumenti nazionali, bisogna mettere nel conto che tantissime attività spariranno e probabilmente spariranno commercialmente anche tanti piccoli centri. Probabilmente nel nostro territorio resisteranno via Fillungo e altre 3-4 strade su Lucca, la passeggiata e altre 2-3 strade a Viareggio, un paio di strade nei centri più piccoli, qualche centro piccolo probabilmente commercialmente sparirà, un po' come è successo nell'alimentare nei piccolissimi centri. Se è questo che va bene a tutti, può andare bene così. Se però, come sembra, tutti o tutti, sicuramente molti, questa cosa potrebbe dispiacere, bisogna cominciare a muoversi. È molto incoraggiante, secondo me, quello che è successo nel preview del G7 a Londra la scorsa settimana, quindi l'accordo sul 15% di tasse sui colossi del web, o non solo, sulle multinazionali. Però ecco, questo è un appello che faccio alla politica, chiaramente almeno a quella nazionale, non regionale, però magari con qualche collegamento ci si può arrivare, di premere affinché questo seme del 15% sia portato avanti, perché andrà rivisto in sede G20 e portato avanti a livello globale. È una cosa che dopo la pandemia può servire anche altri paesi che chiaramente erano un po' ostici su questo, gli Stati Uniti in primis, ora sembra che ci sia un po' di apertura. E avevo sentito dire che il nostro Presidente del Consiglio in una fase precedente voleva provare a proporre l'allineamento del 15% non solo alle aziende del web ma anche alle altre aziende, in modo da equiparare, perché non trovo giusto che colossi che sono già molto più forti, a volte forse anche più bravi di noi, almeno sul mercato web, abbiano anche un vantaggio competitivo in termini di tassazione, che non si parla di qualche spicciolo, qualche punto, ma addirittura, insomma, in Irlanda Microsoft fattura 2/3 del PIL irlandese e ha pagato zero, e dico zero, non poco, zero tasse. Quindi, insomma, mi sembra veramente una cosa che, se non fosse dichiarata da tutti i maggiori organi di informazione economici, non ci si potrebbe credere. Quindi questo è sicuramente un punto da vedere, per far sì che il nostro settore, che già soffriva prima del Covid, non abbia da questo e appunto dalla concorrenza sleale una mazzata che potrebbe essere veramente per molti il colpo letale finale. La concorrenza più o meno leale, diciamo, è sempre un tema ricorrente, ovviamente. Vittorio, vuoi dire qualcosa rispetto anche a questi spunti molteplici e interessanti scaturiti dal dibattito? Certo, sono spunti molteplici, in alcuni chiaramente mi rivedo anche nella vendita a commercio del vino, ma guardiamolo da un duplice osservatorio, quindi quello del commerciante ma anche quello del politico. Lo diciamo spesso in questi webinar, la pandemia ha messo a nudo, probabilmente non diciamo il peggio, perché in realtà è stato messo a nudo sia il peggio che il meglio di quello che siamo come Italia e come popolo italiano, declinato poi in tutte le nostre comunità. Però la debolezza strutturale di un paese per tantissimi, troppi aspetti, tragicamente vecchio, sì, l'abbiamo vissuto finalmente tutti. E non sono pochi gli aspetti che possiamo andare a vedere negli effetti più nefasti per come si sono verificati. Mi riferisco per esempio all'idea avanzata prima dal rappresentante della FIPE, ora mi perdo il cognome, in riferimento appunto alle licenze. Perché anche il tema delle liberalizzazioni del 2006, se già presentava il conto per tantissimi aspetti dopo 10 anni, 15 anni, quando si sono affacciate le riflessioni sugli effetti dopo un lustro, dopo due lustri, beh, si può dire oggettivamente che anche lì qualcosa probabilmente era stato fatto dalla politica dall'alto verso il basso senza
considerare quello che si stava muovendo probabilmente alla base del nostro sistema. E credo che le cose, appunto, anche per come si sono espressi i nostri interlocutori, devono effettivamente essere viste in prospettiva. Perché? Intanto la chiusura dello stato di emergenza fissato a fine luglio potrebbe essere quello che chiaramente ci aspettiamo tutti, lo dico perché si parlava di una ripresa economica più facile da ipotizzare nel 2022 e nel 2023, quando tutti noi ci auguriamo che la ricerca medica attraverso la campagna vaccinale ci consenta di tirare il fiato e quindi riprendere che cosa? Non soltanto una vita normale, ma anche una programmazione delle nostre attività. Si parlava prima dell'arrivo dei diversi abbigliamenti a seconda delle stagioni che si susseguono. Probabilmente qui allora è necessario fare tesoro dei disastri, si parlava anche prima gentilmente, insomma, delle quasi mancanze di rispetto velate che erano toccate in capo a tantissime categorie e a tantissime, ma anche alla cittadinanza in generale, se si va a vedere. Credo che sia necessaria una lettura di quello che abbiamo vissuto in prospettiva sostanzialmente del non riverificarsi delle situazioni che abbiamo vissuto, e mi spiego meglio. Al di là che la politica ci abbia dimostrato, insomma, di non saper gestire molto bene le cose, tant'è che la campagna vaccinale, come avete visto, insomma, ce lo diciamo anche tra di noi, ha preso il via quando è arrivato un generale degli Alpini a sistemare le cose, quindi queste penne nere poste prima a difesa dei confini si sono poste a difesa nei confini, e al di là delle nomine di carattere invece politico si è dovuto ricorrere, insomma, a un apparato che per fortuna sotto questo profilo continua a servire il paese in maniera strutturata e in ben connubio col Servizio Sanitario Nazionale, quindi questo ce l'auguriamo. Però la paura, il timore che all'incremento, al riverificarsi di una nuova situazione di questo genere si debba nuovamente ripercorrere le strade della interruzione della vita quotidiana e con sé anche della vita economica, probabilmente è un qualcosa che ci dovrebbe mettere tutti nell'idea. Chiaramente qui parliamo non soltanto di interventi d'ordine regionale ma anche nazionale, sono d'accordo con l'ANSA, di riprepararsi affinché, insomma, attraverso, poi Confcommercio ha detto molto spesso, sia attraverso l'attivazione di protocolli che sono stati ben definiti, attraverso l'idea anche durante i momenti magari di maggiore complessità di poter consentire aperture programmate, a prenotazione, sono situazioni sulle quali non c'è da non pensare più, perché comunque stiamo uscendo dalla fase pandemica. Secondo me è bene che ci si strutturi come ci si struttura nei piani di protezione civile, aggiornandosi anche sotto questi profili, cioè come convivere di fronte a situazioni come quelle che abbiamo convissuto, che tanto danno ci hanno arrecato. Lo dico anche questo perché il concetto che ci accompagnava anche nella lettura dei ristori è un qualcosa che oggettivamente ha dimostrato non dico la pigrizia, però un pochino, sì, permettetemelo, la lentezza, la difficoltà di rendere facili le cose che sono oltremodo necessarie. Perché lo dico? Perché quando si è parlato, per esempio, di un bando, del bando di 20 milioni per la ristorazione all'inizio di quest'anno, qualcuno di voi se lo ricorderà perché è stato fresco, si era partiti addirittura Regione Toscana di poter far accedere i richiedenti con il click day. Quindi non soltanto c'è stata una difficoltà ad accedere a questo bando, perché vado a leggere il documento che è quello che ci ha presentato l'assessore Marras in commissione, metteva sul piatto 19 milioni 500 mila euro per un totale di contributi assegnati di 8 milioni 440 mila per 4.932 domande presentate in Regione Toscana e per 3.630 beneficiari. Quando siamo partiti con questo bando, siamo partiti con l'idea che se lo potessero sostanzialmente accaparrare, l'idea del ristoro, coloro che arrivavano prima con un click. Poi, quando ci siamo tutti manifestati del fatto, se ne parlava anche prima, che siamo in difetto anche su uno di quelli che è uno degli asset della ripartenza del piano di Recovery Fund, che è appunto quello di colmare il gap tecnologico, comunque quello dell'accesso alla rete e della capacità di gestire la rete, e che un ristoratore magari dell'Alta Garfagnana o di alcuni comuni della Piana di Lucca non fosse nelle stesse condizioni di poter accedere rapidamente o con la stessa tranquillità e rapidità dei ristoratori che magari si trovano, fortuna loro, all'interno di aree dove la fibra esiste perché magari l'attività industriale l'ha resa più indispensabile e chiaramente prioritaria rispetto ad altri territori. Beh, insomma, abbiamo visto la Regione Toscana fare un passo indietro successivamente su questo aspetto, ma io l'ho vissuto
più che come un limite procedurale, proprio come un limite di pigrizia, perché dava proprio l'idea che si volesse in qualche maniera, al di là della già pesante burocratizzazione, non volersi pelagare troppo a vedere, insomma, dal punto di vista istruttoria, chi stava, diciamo, nei requisiti necessari per riceverlo e chi no. La storia comunque è nota, non soltanto il click day viene abolito, vengono comunque mantenuti dei parametri come quelli del DURC sul quale non ci si interroga a sufficienza, e chiaramente chi poteva fare delle domande in quel caso non le ha fatte. Però potrei elencarvi anche gli altri bandi dove nessuno di questi è andato a esaurire le risorse che sono state messe sul piatto. Quindi un interrogativo ci deve essere, come dicevate un po' tutti, cioè è il caso che la politica, tutta la politica, e anch'io qui mi spoglio della tessera, pur facendola diciamo valere e cantare sui banchi del Consiglio regionale, perché la politica, diciamo, aderisca molto di più alla realtà di quanto si possa pensare di far aderire invece la realtà ai programmi dei partiti o di chi si sta governando, perché si va sicuramente a sbandare in questo senso. La necessità di sburocratizzare è una necessità che si impone non soltanto per questioni di spesa, ma anche per questioni di tempo, perché per tantissimi di voi avere la possibilità sostanzialmente di competere, perché magari appunto abbiamo gli strumenti per farlo, anche online, è un qualcosa che chiaramente vi metterebbe poi in condizione di impiegare e mettere a profitto tutto quello che si fa dal punto di vista professionale. Quindi non è soltanto un qualcosa che interessa l'industria, ma oggi interessa più che mai anche il commercio, con numeri che metteva in evidenza l'ANSA, che sono numeri drammatici, e che comunque sulla quale la politica si sta cominciando appunto a interrogare con misure che magari ci sembrano un pochino soft, perché quello che è successo la settimana scorsa ci ha colpito tutti, però abbiamo visto anche come hanno reagito i grandi colossi, quindi si spera che sia soltanto un primo round dove si cerchi sostanzialmente comunque di riportare la quadra in una situazione più decorosa e comunque più convincente anche dal punto di vista della contribuzione che viene richiesta a questi grandi apparati. Detto questo, se la politica, ma lo dico così perché siamo qui a guardarci, a fare un punto a giugno 2021 e poi ci ritroveremo in prospettiva sui prossimi tempi, però se la politica riuscisse a guardare la realtà, cercare di aderirvi, forse possono succedere anche piccoli miracoli come ieri, dove una mozione di Fratelli d'Italia nella Regione Toscana è riuscita, insomma, a far passare l'idea che le attività commerciali della nostra statale numero 12, la gloriosa statale del Brennero, possono venire indennizzate per quei 3 mesi oltre di chiusura di quella statale dovuta a una frana, che non soltanto aveva bloccato già in un momento, diciamo, di zona rossa tutta la vitalità della zona, di quella zona, con i negozi chiaramente che avevano già predisposto e avevano già ricevuto le merci per quel periodo, che era anche il periodo natalizio, e che comunque hanno visto riaprire la strada soltanto nel mese di febbraio di marzo, a senso alternato come lo trovate adesso se ci andate per in su, e quindi vedere se la regione, insomma, se la mamma politica in questo senso sa riconoscere anche gli errori che ha fatto, perché se ci fosse stata della manutenzione non si sarebbero chiuse le strade e avremmo speso meno soldi sia in indennizzi che in riparazioni. Però questo succede e si fa soltanto se c'è la possibilità di connettersi tra parte pubblica e politica, motivo per cui, presa lunga ma torno al punto, è necessario che nei prossimi mesi, e noi sicuramente in questo senso lo faremo insieme alla seconda commissione, di sentire un'audizione da vostra voce, perché è quel sicuramente che consentirà alla politica, laddove già non è riuscito a farla oggi nonostante avervi sentito, di aderire magari più in maniera più pratica a quelle che sono le vostre problematiche, per cercare di rendere perlomeno più semplice un periodo molto complicato che ci accompagnerà sicuramente, sono d'accordo anch'io, per il prossimo anno e mezzo. Bene, grazie Vittorio. Abbiamo ancora qualche minuto che lascerei, come avevamo un po' detto, ai nostri amici di Confcommercio per una chiusura, un auspicio, un appello, una considerazione magari finale. Sara e tutti gli altri naturalmente. Io, se posso, vorrei appellarmi al consigliere Fantozzi perché porti all'attenzione del Consiglio regionale due questioni. La prima è una questione di ora e una con un discorso più prospettico. La questione di ora è la questione Tari. Della Tari se ne parla sempre troppo poco,
La TARI è una tassa che martorizza le imprese, nel senso che le tariffe TARI sono molto onerose, e io ho l'auspicio che nel momento in cui ci saranno i trasferimenti del sostegni bis, che sono stati previsti dal sostegni bis, questi possano essere sollecitati da parte anche della stessa regione, affinché effettivamente le singole amministrazioni comunali possano sgravare di questa tassa le imprese, perché un po' il discorso della che lamentavano tutti gli altri è proprio questo. Uno degli errori di fondo delle strutturazioni dei bandi è proprio quello di non prendere in considerazione eventualmente come parametro alternativo il discorso dei costi fissi. Si fa sempre riferimento a quello che è il calo di fatturato, ma non si fa mai riferimento a quelli che sono i costi di un'impresa. Un'impresa, una stessa impresa delle medesime dimensioni, posizionata in punti diversi, ha costi fissi completamente diversi e di conseguenza perdite maggiori o minori in termini proprio di utili o di disavanzo finali. Quindi questo è l'attenzione su questa cosa, la sollecito. L'altra questione in questione prospettica ha a che fare invece con il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, nel senso che nel piano si parla di turismo in maniera esplicita, non si parla in maniera altrettanto esplicita di commercio. E in questo senso, mi riallaccio un attimo al discorso che faceva Federico Lanza rispetto al web. Il web per il commercio è sicuramente un concorrente, però in questo momento il web può rappresentare un'opportunità anche per i piccoli, per le piccole attività. In questo senso credo che sia opportuno porre l'attenzione su tutto ciò che può andare a valorizzare uno sbocco multicanale di quelle attività che magari per struttura, per anzianità, non hanno preso in considerazione questo aspetto. Infine, la rigenerazione urbana. Il commercio è strettamente correlato agli assetti dei centri storici, gli assetti dei piccoli paesi, gli assetti delle città metropolitane. Okay. Non dobbiamo permettere la desertificazione commerciale, dobbiamo frenare questa desertificazione commerciale che si è avviata a causa della pandemia, ci mancherebbe altro, però credo che una sana politica di gestione, una corta e anche, come posso dire, intelligente politica di gestione del territorio deve frenare immediatamente tutte quelle che possono essere avvisaglie di desertificazione commerciale, perché una volta che il processo poi si è avviato è difficilissimo interromperlo. Nel momento in cui in una strada con 5 attività ne chiudono 3, ci sono 3 saracinesche abbassate, quelle che sono gli ostacoli psicologici affinché anche un imprenditore prenda in considerazione la possibilità di aprire in uno dei 3 fondi chiusi, sono enormi. Quindi tutto ciò che può essere strumento messo a disposizione in questo senso dall'amministrazione, qualsiasi tipo di amministrazione, di qualsiasi livello sia, credo che sia opportuno metterlo a fuoco e tradurlo nel più breve tempo possibile in azioni concrete. Torio, credo che tu voglia rispondere. No. Per quanto riguarda i costi fissi, riportiamo qui quello che abbiamo anticipato il 3 giugno durante l'audizione dell'assessore Marras, ovvero siccome si sta parlando di poter recuperare tutte quelle risorse non assegnate attraverso i bandi di questo ultimo periodo a livello regionale, di poter però far contare anche i costi fissi in sede chiaramente di istruttorio. L'abbiamo detto proprio in sede di
audizione, lo ribadiremo chiaramente al momento in cui si devono andare adesso a costruire e istruire questi nuovi bandi, anche perché stranamente è stata data una finestra molto stretta, si è detto di lavorarci in giugno perché poi chiaramente saremo tutti presi dalla ripartenza, ecco, sono anche dichiarazioni un po' così, ma io ve le riporto più a livello di cronaca che di giudizio d'ordine politico. Per quanto riguarda invece il concetto della rigenerazione urbana, questo sì è un tema che peraltro stiamo affrontando con tutte le sue difficoltà estreme per quanto riguarda le aree interne, quelle aree che si considerano sostanzialmente non alla pari all'interno del tessuto regionale, faccio una sintesi molto brutale, sappiamo noi abbiamo la Garfagnana che è registrata all'interno di questi settori, ma appunto le avvisaglie per cui la desertificazione, come diceva Lanza, possa passare attraverso anche magari tutta una grande parte del capoluogo piuttosto che delle città sulla costa dove rimangono soltanto poche arterie commerciali mentre le altre vengono desertificandosi, beh sì, è un elemento sul quale bisogna puntare molto, devono puntare i sindaci, proprio quei sindaci a quali ci siamo appellati a fine aprile, quando di fronte all'idea di una riapertura serale, e poi in maggio, di fronte all'idea della riapertura serale dei ristoranti, ma soltanto all'aperto, si apriva quindi il campo, perché sembrano cose di un secolo fa, ma è passato un mese, dove si dava, diciamo, la sperequazione tra chi aveva la possibilità di spazi all'esterno e non. Ci siamo appellati ai sindaci che hanno le loro difficoltà, chiaramente, lo dice un ex sindaco, ma difficoltà ci sono affinché proprio la Tari potesse essere attenuata anche con gli accordi tra tutti i comuni per cercare di non farla soppesare sopra il tessuto commerciale dei propri comuni, delle proprie zone. Però l'idea della desertificazione rimane, perché laddove magari scompaiono 4-5 esercizi commerciali, poi fa retromarcia magari anche la banca, fa retromarcia magari anche il piccolo ufficio postale, si creano delle piccole aree interne anche laddove dal punto di vista della grande mappa politica nazionale di aree interne non si dovrebbe parlare, però creiamo delle sottozone di aree interne all'interno anche di città, di capoluoghi come il nostro, che invece dal punto di vista commerciale non avrebbero o non dovrebbero avere il problema di insegnarci che cos'è il commercio né a noi né a qualcun altro. Queste sono piccole istantanee di riflessione, ma che si devono tradurre in impegno d'ordine politico. Quindi sì, il discorso dei costi fissi resta, ci va infilato anche il ragionamento dell'affitto che prima citava Lanza, e devono essere fatte delle scelte dove mettere in condizione di recuperare anche quegli aspetti che altrimenti nel fatturato rischiano di dare una lettura diversa di quelli che sono stati e sono i danni non soltanto vissuti, ma anche in vivendo in prospettiva di molte delle nostre aziende. Bene, non so se ci sono altri interventi o altre considerazioni finali. Allora, se non ci sono, io ringrazierei tutti i relatori di questo, non avevo dubbi peraltro, conoscendone un po' il profilo, interessante webinar, interessante confronto che ha a che fare ovviamente con la ripresa economica, fa parte un po' del nostro ciclo di incontri dedicato a questo specifico tema. Abbiamo parlato del commercio, delle possibilità di ripresa, ovviamente di tutto quello che in questo anno e mezzo di pandemia non è andato e di ciò che invece anche con delle precise richieste fatte alla politica e dei precisi impegni presi in questo caso da un esponente politico importante della regione potranno volgere al meglio. Ne abbiamo parlato con Sara Giovannini, con Piero Bertolani, con Antonio Fava, Federico Lanza di Confcommercio, ovviamente con Vittorio Fantozzi. Grazie a tutti voi e grazie ai nostri follower della pagina Facebook di Vittorio Fantozzi. Buona serata. A voi per l'ospitalità. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, buon lavoro a tutti. Buon lavoro. Grazie. Grazie, buonasera. Buonasera. La interrompo.